Ben ritrovati con la nostra informazione. Sarà discussa nel Consiglio Comunale di questo pomeriggio ad Alessandria la proposta di rinunciare ai compensi per gli amministratori lanciata dal consigliere Maurizio Sciaudone. L'idea, supportata dal sindacato USB che ha raccolto 1000 firme e dal Movimento 5 Stelle che a livello nazionale ha applicato una riduzione degli stipendi per i vari amministratori, qualora venisse votata in Consiglio, sarebbe un forte segnale della politica nei confronti dei cittadini di Alessandria, schiacciati dalle continue tasse imposte da Palazzo Rosso per far fronte alla crisi. Intanto è proprio notizia di questi giorni che il vice sindaco Oria Trifoglio ha rinunciato ai suoi compensi a partire dal mese di maggio. Cambiamo argomento, ma rimaniamo comunque in tema, perlomeno in tema occupazionale. Sono 180 i lavoratori che mercoledì prossimo andranno in corteo davanti al municipio di Borghetto Borbera per sensibilizzare il sindaco sulla situazione della fabbrica Bandi, la più grande realtà produttiva del territorio su cui in futuro grava lo spettro di una possibile chiusura. Proprio nei giorni scorsi, infatti, l'azienda ha comunicato la cessazione dell'attività dell'altro sito produttivo in Campania, oltre che lo spostamento in Turchia di una lavorazione da sempre progettata e sviluppata a Borghetto Borbera. Lavoratori e sindacati chiedono alla dirigenza della Bandi, specializzata nella produzione di componenti per frigoriferi, di presentare un piano industriale, ma fino a questo momento nessuno ha ancora fornito una risposta. Intanto oggi a Roma i sindacati incontreranno la proprietà della cementiera di Arquata Scrivia dopo l'annuncio di chiusura dello stabilimento nel quale lavorano una settantina di persone. CGIL, CISL e UIL chiederanno ai vertici di poter ragionare sulla possibilità di ammortizzatori sociali per riuscire a salvare il sito e poter garantire ancora l'occupazione. Intanto sempre i sindacati hanno smentito le voci secondo le quali l'azienda avrebbe intenzione di chiudere i cancelli per i continui controlli da parte dell'ARPA e dell'ASL e per gli attacchi quasi quotidiani del Comitato contro il Terzo Valico, nonostante anche in questo caso dalla Cementir non si hanno né conferme né smentite. La cronaca: per quasi 4 anni ha ritirato la pensione della madre morta, adesso è accusato di truffa all'INPS che gli chiede la restituzione di quasi 100.000 euro, mentre lui ne ha ritirati quasi 84.000. Emma Camagna. La madre morì nel settembre 2007, ma lui non segnalò il decesso, ritirando mensilmente la pensione fino ad agosto 2011, quando fu scoperto dai carabinieri di Capriata d'Orba. Sarà processato dal Tribunale di Novi, dopo una serie di rinvii, il 12 dicembre per truffa aggravata all'INPS, che si è costituita parte civile e chiede un rimborso di circa 100.000 euro. È Elio Antonio Cattaneo, 68 anni, abitante a Castelletto d'Orba. Risponde anche di 2 modestissime truffe, 80 euro, ottenuti dalla titolare di una rivendita di giornali di Montaldeo e da una commerciante di alimentari di Casaleggio Borgo. Li ottenne con la scusa di essere rimasto chiuso fuori casa e di doversi recare ben lontano dal paese a prendere il doppione delle chiavi. La pensione della madre, di cui aveva la delega, l'ha riscossa per tutto quel tempo, avendo l'accortezza di presentarsi ogni mese in un ufficio postale diverso per non rischiare di farsi individuare. La segnalazione di qualcosa di anomalo era arrivata alle orecchie dei carabinieri e gli accertamenti svolti lo hanno smascherato. Si è difeso dicendo che la sua modestissima pensione non gli consente di vivere dignitosamente. La cronaca astigiana: era stato allontanato dal nostro paese perché colpito dai reati di sfruttamento della prostituzione, porto abusivo e detenzione di armi, ma la squadra mobile di Asti lo ha nuovamente arrestato dopo averlo scovato in un appartamento al secondo piano di Viale Al Pilone, nella città astigiana. Si tratta dell'albanese Artur Buna, di 30 anni, che alla vista degli agenti ha tentato di fuggire calandosi da
dal balcone. Arrestato deve scontare una pena residua pari a 2 anni di reclusione, oltre che a rispondere di uso di atto falso e false dichiarazioni. Ed ora lasciamo la cronaca, torniamo ad occuparci della lunga querelle sul futuro della piscina di località Castagnone di Valenza, per il cui mantenimento si batte un agguerrito gruppo di genitori e di atleti della struttura. Sentiamo i particolari nel servizio. Trovino giorni migliori. Prosegue il faccia a faccia a distanza tra il sindaco di Valenza, Sergio Cassano, e i genitori dei bambini e gli atleti della piscina di località Castagnone, al centro di una vivace polemica che prosegue da mesi e che ha visto anche una raccolta firme contro la chiusura temporanea o permanente dell'impianto natatorio. Ora, a margine dell'ultimo consiglio comunale, dove si è tornati sull'argomento e dove la minoranza ha criticato la decurtazione di 44.000 euro rispetto alla cifra complessiva stanziata l'anno precedente per la struttura, il fuoco sotto la brace si è ravvivato. Alle accuse di voler chiudere dopo l'estate, il primo cittadino ha replicato che la piscina dopo l'estate vedrà sospesa l'attività per costruire quella nuova. Cassano aveva già spiegato a suo tempo che la sua amministrazione non ha intenzione né di dismettere né di chiudere l'impianto natatorio esistente, ma di razionalizzare tutto ed evitare che rappresenti un costo. Il sindaco aveva anche affermato che si stava cercando di capire quali soluzioni trovare nel periodo di sospensione della piscina, che contempla una vasca olimpionica da 50 metri funzionante tutto l'anno. Le persone coinvolte nell'utilizzo e nella gestione dell'impianto si dicono però preoccupate per la piega che sta prendendo la vicenda. Si sentono abbandonate e ritengono, come si legge in una lunga lettera, che l'amministrazione valenzana abbia poco a cuore il futuro di un fiore all'occhiello per la città dell'oro, che rappresenta un unicum in provincia. Nella missiva si legge ancora che lo Swimming Club Alessandria, scuola nuoto fin federale, si è offerto di gestire direttamente l'impianto natatorio di Valenza, assumendosi, oltre alle responsabilità, il rischio imprenditoriale che invece ha penalizzato la MV, accumulando pesanti passività. A Dovada ancora una volta è slittata la decisione dell'amministrazione comunale sulle aree di pagamento a parcheggio. Sul rinvio le opposizioni hanno iniziato una vera e propria battaglia politica. Sentiamo tutti i particolari nel servizio di Bruno Mattana. Ancora nella nebbia la nuova gestione dei parcheggi a pagamento. I bandi comunali spesso slittano, le promesse vengono disattese, i rinvii innescono le polemiche. Le opposizioni in consiglio comunale sui problemi non risolti ci vanno a nozze. Ancora una volta a slittare l'atteso bando sulla nuova gestione delle aree cittadine, in prevalenza centrali, destinate alle zone cosiddette blu, dove per parcheggiare è necessario pagare il ticket. Centinaia di posti disponibili, soprattutto nel centro e immediata periferia della città, che tra l'altro costituiscono una risorsa importante per le asfittiche casse comunali. Quindi si dovrebbe agire per farle rendere al meglio, cercando una gestione più funzionale e redditizia. Per arrivare alla soluzione del problema è necessario che il Comune faccia l'atteso bando di assegnazione. L'ultima data scelta per assistere alla fumata bianca era stata fissata per il 1° di luglio. Evidentemente non è stato così, perché in effetti succede spesso che ai problemi esistenti se ne sommino camminfacendo altri. Anche se a Palazzo Delfino spiegano che ormai non manca molto la pubblicazione del bando, anche se probabilmente, per bene che vada, andremo dopo l'estate. Così ancora per qualche mese, o comunque fino alla nuova assegnazione, la gestione, grazie alla solita proroga, rimane la Gesto Park, che ormai da alcuni anni gestisce le zone blu e le incombenze ad esse collegate, e comunque potrà ancora partecipare alla gara insieme ad altri eventuali candidati. Oggi con la Gesto Park il Comune incassa su ogni posto blu il 48%, mentre il gestore va al 52%. L'obiettivo è quello di cambiare decisamente i parametri, più al Comune meno a chi gestirà. E questo aspetto dipenderà molto dalla formulazione del bando, anche perché l'amministrazione comunale sembra intenzionata a non prevedere aumenti tariffari, restando ferma sui 70 centesimi all'ora, e neppure di aumentare le aree blu per incassare di più. Nel bando poi saranno certamente presenti precisi vincoli per la riscossione, la manutenzione degli appositi erogatori di ticket e anche per il rifacimento periodico delle strisce blu delimitanti le aree a pagamento e quant'altro serve per una funzionale gestione.
Cambiamo ancora argomento. Nell'antico convento dei frati minori di San Francesco a Castellazzo Bormida è stato presentato ufficialmente il programma delle manifestazioni legate al 68esimo raduno internazionale Madonnina dei Centauri. Un appuntamento davvero molto colorato che si snoderà non soltanto tra le vie di questo comune ma anche ad Alessandria. Ce ne parla Franco Capone. Da domani sera inizia la 3 giorni del 68esimo raduno motociclistico internazionale Madonnina dei Centauri, che si concluderà domenica prossima, 14 luglio, con la grande manifestazione in piazza Garibaldi ad Alessandria. Un appuntamento che richiama la seconda domenica di luglio migliaia di motociclisti provenienti da ogni parte dell'Italia e dall'Europa. Quest'anno l'amministrazione comunale di Castellazzo e l'associazione commercianti locali hanno voluto fare una cosa veramente in grande, con un programma ricco di appuntamenti musicali, culturali e gastronomici, oltre alla mezzanotte bianca. Il programma ufficiale è stato presentato nell'antico parco San Francesco del complesso dei frati minori cappuccini di Castellazzo, dove nella sede del motoclub hanno fatto da cornice moto di ogni epoca e di ogni marca. Durante la conferenza stampa alla quale hanno preso parte il sindaco di Castellazzo Domenico Ravetti, l'assessore comunale Irene Molina, il presidente del motoclub Marco Nani, organizzatori e amministratori, il sindaco ha sottolineato l'interesse di questo 68esimo raduno internazionale Madonnina dei Centauri. C'è grande attesa, 68esima edizione del raduno internazionale Madonnina dei Centauri, noi ci prepariamo sempre il giorno dopo il raduno per l'edizione successiva. Quest'anno in particolare le nostre associazioni con in testa il Motoclub si sono impegnate davvero tanto per proporre un programma che durerà una settimana con l'arrivo domenica prossima qui a Castellazzo, sono certo, di un numero importantissimo di motociclisti da ogni parte d'Europa e diciamo anche del mondo. Assolutamente sì, cito 3 eventi. Il primo è la Sagra dei Ravioli, venerdì, sabato e domenica, area 1° maggio, organizza la Proloco. Il secondo è la Mezzanotte Bianca nel centro storico del nostro comune. Eventi per le famiglie, i giovani, davvero una sorpresa, quest'anno sarà una grande sorpresa. E il terzo è un tributo ai tre tenori nella piazza di Santa Maria, con lo scenario appunto della facciata di Santa Maria. Invito davvero tutti a partecipare a questi eventi perché saranno sicuramente emozionanti. A 50 anni dalla tragedia del Vajont, l'associazione polisportiva del dopolavoro ferroviario di Udine ha organizzato una staffetta podistica ininterrotta attraverso i luoghi di alcuni tra i principali disastri nei bacini idrogeologici della storia italiana. I podisti ieri hanno fatto tappa anche in provincia di Alessandria, dove si trova la diga di Molare. Ce ne parla in questo servizio Gianluca Ardiani. Una staffetta podistica per ricordare e commemorare il disastro del Vajont a 50 anni dalla frana nel bacino idroelettrico che causò la morte di 1917 persone nelle zone di Longarone e di tanti altri comuni del Bellunese. Il gruppo podistico dell'Associazione Polisportiva Dopolavoro Ferroviario di Udine ha organizzato l'evento con partenza e arrivo proprio dalla diga del Vajont, che toccherà e unirà simbolicamente anche altri luoghi, teatro dei più gravi disastri ambientali e industriali avvenuti in Italia a causa dell'uso imprudente dell'acqua per scopi economici. Tra le tappe previste anche la diga di Molare, il cui crollo nel 1935 fece 111 vittime a seguito dell'esondazione del lago di Ortiglieto. Il gruppo, composto da 23 podisti, attraverserà le regioni del Veneto, Trentino Alto Adige, Lombardia e Piemonte. 1078 chilometri totali da percorrere, con staffette previste ogni ora, correndo ininterrottamente giorno e notte con qualsiasi condizione climatica. I corridori hanno fatto tappa anche ad Alessandria, diretti verso Molare, prima della fase di rientro, dove la corsa si concluderà nel pomeriggio di venerdì. Un'iniziativa sportiva simbolo di solidarietà e testimonianza, affinché simili eventi catastrofici non vengano dimenticati e non accadano più in futuro.
Appuntamento con la cultura nello spazio espositivo di San Remigio a Parodi Ligure in occasione della terza edizione di Hebby Contemporary Art. Si parte venerdì 19 luglio alle 18 con una performance di Ben Patterson, artista e musicista statunitense attivo sulla scena della musica contemporanea più radicale. Le manifestazioni proseguono il 20, 21 e ancora il 26, 27 e 28 luglio. Sono 20 in tutto gli artisti che si confronteranno con il luogo e lo spazio dell'ex abbazia. L'esposizione è tesa alla valorizzazione del territorio attraverso l'intervento dell'arte dei giorni nostri, intesa come stimolo alla progettualità, al pensiero, alla conoscenza e consapevolezza di un paese. Il filo conduttore di quest'anno saranno i quattro elementi: acqua, aria, fuoco, terra, più un quinto che fa parte della tradizione orientale chiamato etere, cielo, vuoto. La manifestazione è patrocinata tra gli altri dall'amministrazione provinciale di Alessandria. Ed è boom di turisti a Robella, piccolo paese arroccato sulle colline nel Monferrato in provincia di Asti, per ammirare i misteriosi cerchi di grano che sono comparsi appunto misteriosamente in un campo di proprietà di una famiglia di contadini. Si tratta di un imponente pittogramma che, oltre ai cerchi, riproduce anche triangoli e archi in perfetta simmetria. Del fenomeno si è interessato anche il quotidiano online The Guardian, ipotizzando che il disegno possa nascondere una formula per produrre energia pulita e illimitata. Sconcerto ovviamente fra gli abitanti del piccolo paese che conta 520 anime, ma soprattutto molto lavoro extra da parte dell'amministrazione comunale che sta tentando di organizzare al meglio l'orda di turisti che in questi giorni sta letteralmente prendendo d'assalto il paese di Robella per ammirare il fenomeno. Siamo alla pagina sportiva. È cominciata la stagione dell'Alessandria Calcio. In mattinata i calciatori si sono radunati presso la sede della società grigia per le visite mediche. Questa sera inoltre in cittadella è in programma la presentazione ufficiale della squadra e della nuova maglia per la stagione 2013-2014. Tra poco ne sapremo di più nel servizio curato come sempre nella pagina sportiva da Gianluca Ardiani, poi previsioni del tempo e rubrica delle notizie utili. Grazie per averci seguito e arrivederci alle prossime edizioni. È iniziata ufficialmente la stagione 2013-2014 per la nuova Alessandria Calcio di Luca Di Masi. Questa mattina i giocatori si sono radunati al Moccagata per le visite mediche di rito, presenti anche alcuni dei tanti volti nuovi della rosa di quest'anno, pronti ad iniziare la loro avventura in maglia grigia. Per me non importa la categoria, per me importa che l'Alessandria mi ha voluto, mi ha cercato, mi ha fatto molto piacere. Per me, quando una società mi dà fiducia, io non vedo l'ora di scendere in campo. Normale che sono sceso in C2 per riguadagnarmi la C1 subito, perché questo qui penso che sia, noi tutti siamo venuti qui per questo. Di certo promettiamo alla gente, che so che qui è calorosa, massimo impegno e la massima professionalità. Dimentichiamo il passato, dove abbiamo giocato, chi eravamo, perché siamo venuti qua a rimetterci in gioco tutti per cercare di fare grande l'Alessandria. Sono orgoglioso di essere venuto qua e cercherò di dare un aiuto ai miei compagni, comunque alla società, a tutti per arrivare all'obiettivo che ci siamo prefissati. In giornata verranno ufficializzati anche gli acquisti dell'attaccante Luigi Scotto dal Savona e del centrocampista Mirko Spighi in arrivo da Rimini. Atteso anche l'annuncio per un difensore duttile che, in attesa del quarto attaccante che verrà individuato con calma dopo i primi giorni di raduno, andrà a completare la rosa a disposizione di mister Notari Stefano prima della partenza per il ritiro di San Martino in Passiria in provincia di Bolzano. Tutto pronto intanto per la presentazione ufficiale di questa sera alla cittadella di Alessandria, in occasione della quale verranno mostrate la nuova maglia e la campagna abbonamenti, con uno spazio riservato agli strumenti di comunicazione, il sito ufficiale della società rinnovato nella veste grafica e nei contenuti e il nuovo magazine che si chiamerà L'Orso in Casa, distribuito nelle gare casalinghe. Appuntamento a partire dalle 20:15 in cittadella per scoprire la nuova e ambiziosa Alessandria 2013-2014.